Vangelo che abbiamo ascoltato quest'oggi è uno dei racconti più belli dell'apparizione di Gesù risorto. Quando ai bambini che si preparano alla prima comunione spieghiamo la messa, noi leggiamo questa pagina, perché in effetti sembra proprio che l'Evangelista Luca, componendo questo racconto, abbia tenuto presente la celebrazione, la spiegazione della parola, lo spezzare del pane, l'invio al termine della celebrazione. E anche noi che siamo qui a messa quest'oggi sentiamo come questa pagina ci suggerisce che Gesù risorto ci accompagna sempre, anche quando noi non lo riconosciamo. Per questa domenica, però, io sono restato colpito dalle parole che Gesù rivolge a questi due discepoli. Si avvicina, domanda, ascolta tutto il racconto, e quando finiscono di parlare i due discepoli, Gesù si rivolge loro dicendo: stolti e tardi di cuore. La parola stolto non è proprio una parola a caso o un insulto generico. Lo stolto nella scrittura è l'esatto contrario del saggio. Pensate che è citato 183 volte la parola stolto. Non l'ho letta io tutta cercando le parole, basta mettere in bibbia.edu la parola e vengono fuori tutte le citazioni, 183 volte. Allora non sto a indagare nell'Antico Testamento, però pensando alle volte che Gesù ha usato la parola stolto, già possiamo capire che cosa Gesù vuol dire a questi discepoli, sfiduciati. Gesù chiama stolte le cinque vergini, che quando devono aspettare lo sposo sono senza l'olio. Dice che ci sono cinque vergini, sono dieci, cinque sono sagge e cinque stolte. E quando arriva lo sposo restano fuori dalla festa perché non hanno aspettato, ma sono andate a cercare di comprare l'olio. Volevano mostrare di più l'apparenza che la sostanza. Fossero state lì alla porta, probabilmente questo sposo le avrebbe fatte entrare, avrebbero fatto una figura magra, ma non avrebbero perso la festa. Invece, per apparire, lasciano di tutto, vanno e perdono tempo e non riescono più, e la porta si chiude. Le vergini stolte. L'altra parola che Gesù usa stolto, l'altra volta che Gesù si è stolto, è sempre nel Vangelo di Matteo, come la parabola delle vergini, è al termine del discorso della montagna, quando Gesù racconta la parabola della casa costruita sulla roccia e della casa costruita sulla sabbia. Gesù chiama stolto l'uomo che costruisce la casa sulla sabbia, senza fondamenti, senza scavare, senza fatica. E dice che è stolto chi ascolta la parola di Dio e non la mette in pratica. È come un uomo che costruisce la sua casa sulla sabbia. Arriva una piccola scossa, un piccolo batirun e viene giù tutto. Ma c'è ancora un'altra volta dove Gesù usa la parola stolto, e questa volta nel Vangelo di Luca, quando racconta la parabola di quel ricco che, dopo che la sua campagna è stata generosa, la stagione è andata bene, fa costruire un granaio enorme, mette dentro tutto e poi dice: anima mia, datti alla gioia, stolto, questa notte stessa sarai chiamato. E cosa ne sarà di tutto quello che ha accumulato? Allora, vedete, lo stolto
riferimento della parola di Dio è quella che guarda più l'apparenza che la sostanza, quella superficiale. Ecco, noi in questo periodo così particolare sentiamo che tante volte anche il nostro cuore è storto. Ci lasciamo preoccupare da battibecchi, da paure, ci lasciamo prendere da qualcosa che non serve, dimentichiamo chi ha più bisogno, ci concentriamo soltanto sulle nostre difficoltà, i nostri problemi. Ma non dobbiamo temere se ci sentiamo stolti, perché Gesù, con pazienza, torna a spiegarci il significato di tutto quello che viviamo. Cominciò a spiegare loro tutte le scritture. Allora, in questa messa, dove siamo ritornati da Gesù, dove siamo ritornati in chiesa, chiediamolo questo regalo al Signore. Con la sua presenza, con la sua pazienza, diciamo a Lui di accompagnarci, di scaldare il nostro cuore, di renderlo saggio, di permetterci che la nostra fede vicino a Lui diventi sempre più generosa. E allora la nostra Eucaristia diventerà un cambiamento completo della nostra vita. E la nostra vita cambiata potrà essere quel lievito che tutto il mondo aspetta. Perché senza questo lievito, senza questo sale, la vita perde gusto, perde significato, non cresce. Allora chiediamo a Gesù di illuminarci, di rendere saggio il nostro cuore e di donarci la gioia di portare questa saggezza, questa speranza a tutto il mondo.